Gli studenti dell'Istituto Tecnico Superiore Luigi di Savoia di Chieti non dovranno più convivere con il cantiere aperto per la demolizione della vecchia sede. Il sindaco Diego Ferrara ha infatti firmato l'ordinanza per la sospensione delle attività didattiche nella sede di Via d'Aragona. Durante il periodo della demolizione della parte centrale dell'edificio, periodo che si prevede durerà sino a fine anno, le 22 classi rimaste nella sede centrale saranno spostate altrove. È stata trovata di massima una soluzione soddisfacente? Molto soddisfacente per tutta la comunità scolastica, per tutte le parti sociali, ed era quello che noi insomma proponevamo, quello di far uscire le 22 classi dall'Istituto Savoia per tenerle in sicurezza, e quindi auspichiamo che i tempi saranno brevissimi, speriamo, per far trasferire i ragazzi nelle nuove aule a disposizione già nella vecchia sede del MASCI in via Vernia, e d'altra parte spero che si possano rintracciare le 13 aule al Gagliani. C'è la volontà, bisogna soltanto fare un sopralluogo tecnico, lei ricordava poc'anzi che già domani sarà effettuato. Sì, si muoverà il dirigente amministrativo dell'ufficio scolastico provinciale, il dottor Trippitelli, che mi ha raggiunta per telefono stamattina per comunicarmi questa bella notizia, insieme con il mio responsabile dell'ufficio tecnico, il professor Fasoli, quindi intorno a mezzogiorno e 30, domani effettueranno questa verifica e spero che dia esiti veramente positivi. Professoressa, si può ipotizzare quando i ragazzi potranno ritornare in aula? Ma finita la demolizione totale, e io credo che un paio di mesi, due, tre alla fine siano opportuni per concludere tutte le operazioni di demolizione. Diversa è poi la fase di ricostruzione, che ci tiene qui in sede anche a recuperare le ore di laboratorio, ma con maggiore tranquillità. Non era proprio il caso far rimanere i ragazzi in quella struttura durante queste operazioni? Assolutamente, insomma la normativa la conosciamo bene, è cogente, e mai più ci saremmo messi ed esposti veramente all'irreparabile, perché poi abbiamo tante esperienze che ci hanno insegnato e ci continuano ad insegnare, non ultima la casa dello studente dell'Aquila e ancora quello che è successo al Cotugno, per cui il dirigente scolastico ha pagato caramente, ma prima che si paghi di prima persona e che paghino i dirigenti scolastici, sono gli alunni quelli che devono assolutamente essere tutelati, e il nostro mestiere è appunto anche questo.